mossa da la giustizia, la verità e la carità. Thank you.
croce e consegnato alla madre. Il corpo di Gesù è accolto nell'abbraccio della madre. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo. Secondo Giovanni, vennero i soldati e spezzarono le gambe all'uno e all'altro, che erano stati crocifissi insieme con lui. Venuti però da Gesù, vedendo che era già morto, non gli spezzarono le gambe, ma uno dei soldati con una lancia gli colpì il fianco e subito ne uscì sangue e acqua. Chi ha visto ne dà testimonianza. Dio, mia grazia, mia speranza, di noi tanti redentore, tu sei umile e potente, risorto per amore, quattordicesima stazione. Gesù è deposto nel sepolcro. La terra del silenzio e dell'attesa custodisce Gesù, seme fecondo di vita nuova. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo, perché con la tua santa croce redento il mondo. Dal Vangelo secondo Giovanni. Presero allora il corpo di Gesù e lo avvolsero con pelle, insieme ad aroni, come usano fare per preparare la sepoltura. Ora, nel luogo dove era stato crocifisso, c'era un giardino, e nel giardino un sepolcro nuovo, nel quale nessuno era stato ancora posto. Là, dunque, poiché era il giorno della nascita dei giudei, e dato che il sepolcro era vicino, posero Gesù. Un giardino, simbolo della vita con i suoi colori, accoglie il mistero dell'uomo creato e redento. In un giardino Dio convocò la sua creatura e da lì la cacciò con la caduta. In un giardino ebbe inizio la passione di Gesù e in un giardino un sepolcro nuovo accoglie il nuovo Adamo che torna alla terra. Ci assorge lo spuntare di una piccola gemma, promessa di salvezza e di... Concludiamo così la Via Crucis. È un cammino che, per quanto ripetuto tante volte, sempre tocca il cuore. Ci commuove questo cammino perché la sofferenza di Cristo non ci lascia indifferenti. La via della croce è la via dell'amore, ma ci commuove anche perché nella condanna e passione di Gesù vediamo rappresentate le vie crucis,
spesso invisibili o anche dimenticate, di ogni uomo, anche la nostra. In essa è descritta la storia di sofferenza dell'innocente concepito e non nato, di chi è ucciso dalla violenza e dalla guerra, di chi è schiacciato dalla solitudine e appesantito dall'età che avanza o dalle malattie, di chi viene sfregiata la propria dignità, di chi non trova lavoro o se lo trova viene sottopagato, di chi non ha casa o abita una casa non sicura, o di chi deve lasciarla perché la precarietà della stessa o della situazione contingente, come quella dei centri storici, la rende inabitabile. Di chi è arrabbiato perché è giovane o di mezza età non può guardare serenamente al futuro. Di chi lascia la propria casa per emigrare. Di chi, sperando in una vita migliore, scappa dalla propria terra senza la certezza di arrivare alla terra promessa o di poter vivere con maggiore sicurezza. Di chi è condannato dalla fame e dalla sete, di chi deve subire in varie maniere la schiavitù, o deve sottostare ai capricci o alle decisioni dei potenti e dei ricchi. Il grido che parte dalla croce, Dio mio, perché mi hai abbandonato, è sconcertante ed è infinito. Raccoglie tutte le situazioni di ingiustizia, di indifferenza e di sofferenza, perché appunto non si è più fermato da quel giorno e continua a risuonare anche in questo territorio e in questa città. Ma quel grido non è l'ultima parola di Gesù, perché dopo egli si abbandona all'amore del Padre e dice: nelle tue mani affido il mio spirito. Queste parole sono come una sfida, non sono parole di resa, dicono la consapevolezza di Gesù di aver fatto la propria parte restando fedele al progetto del Padre. Sono parole che chiedono a noi di non arrenderci, ma di vivere con responsabilità, come lo è stato per Gesù, con la consapevolezza che niente potrà cambiare se ciò che faremo sarà senza Dio. La storia di questa città, in particolare con l'azione di Gerlando e di altri pastori, ci ricorda che quando si tiene conto della presenza di Dio, l'uomo non si smarrisce e non perde il senso della sua esistenza, ma è capace di illuminare ogni cosa con la luce della Pasqua. Portiamoci nel cuore quel grido di affidamento e quelle parole di speranza del Signore Gesù, ma portiamoci nel cuore anche due immagini, quella del Cireneo che si mette accanto a Gesù per alleviare le sue sofferenze e quelle di Maria ai piedi della croce. Sì, oggi è più che mai necessario rivestire i panni del Cireneo ed essere disponibili, ma davvero, a darci una mano, a camminare insieme, ad aiutarci, perché nessuno resti schiacciato dal regno della croce. Non dimentichiamo poi, nei momenti difficili, di volgere lo sguardo dalla parte di Maria. La sua è la presenza necessaria di una donna forte e credente che sostiene, conforta, aiuta, apre alla speranza e alla luce di un'esistenza nuova. Perciò prego con voi e dico: Signore, stacci vicino, specialmente nei momenti più difficili, perché possiamo pronunciare con uguale coraggio e abbandono le tue stesse parole: nelle tue mani, Padre mio, affido il mio spirito. Perché tutti sappiamo reagire, avere la consapevolezza di non piegarci dinanzi alle difficoltà, e possiamo renderci conto che ciò che ci manca e che vorremmo che ci fosse
ci sarà solo se faremo fedelmente la parte che ci tocca. Aiutaci a credere che quel grido giunto alla sua perdente, ma solo in apparenza, conclusione, apre all'alba della Pasqua. Amen. Andiamo con la preghiera che ci ha insegnato Gesù, diventa il nostro abbraccio e la nostra carezza per quanti sono nella sofferenza e nella solitudine. Apriamo il cuore e diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male. E prima delle benedizioni un grazie a chi ha preparato questo momento di preghiera, a chi l'ha animato, un grazie a voi che siete venuti dalle parrocchie e l'augurio di una buona settimana santa. E la settimana dell'amore, approfittiamo di sentire questa parola del Signore che attraverso i gesti ci ripete il suo bene. E come conclusione, nel nome del Signore, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen.